il 27 e 28 gennaio con Lisistrata, protagonista Amanda Sandrelli, e abbiamo ripreso la stagione teatrale a Lamezia Terme e a Catanzaro. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto nonostante le difficoltà del periodo presente e invitiamo tutto il pubblico a partecipare alle nostre due stagioni che saranno realizzate con la continuità e secondo il calendario che è stato a suo tempo pubblicato. Vuote, vuote, brava! E allora, tutte d'accordo se io trovassi il modo per portare la pace in questo paese? La pace? Certo! D'accordo! C'è da spendere? Perché io posso impegnare... io per la pace non vado a spendere! Lisistrata è sicuramente l'insensatezza della guerra, di tutte le guerre, della guerra in senso ampio, ma anche della guerra fra uomini e donne, della impossibilità di camminare uno a fianco all'altro. E ovviamente, visto che il mondo è comunque come dire, lo stampo e il pensiero dominante è quello maschile, e quindi Lisistrata rivendica un pensiero femminile, ma non lo rivendica come unico pensiero, lo rivendica come pensiero complementare. Cioè dice, ascoltateci, non è vero che noi non sappiamo nulla della guerra, non sappiamo nulla della politica. Arco di trionfo profumato e agghindato di rose, ma fino ad allora chiuso, sprangato, si paga pegno per entrare, la pace. In quei tempi era, faceva ridere, 2500 anni fa, faceva ridere l'inizio della commedia, cioè il fatto che un gruppo di donne dicesse la sua e parlasse di politica e parlasse, faceva ridere. Quindi insomma in questi 2500 anni qualche passo avanti l'abbiamo fatto, perché ora ovviamente non fa più ridere. E però Aristofane in modo geniale faceva ridere il pubblico, e poi però queste donne, a questo gruppo di donne faceva dire delle cose talmente giuste, talmente coerenti e semplici che non potevi non essere d'accordo, ecco. La riscrittura che ne ha fatto Ugo Chiti, che è appunto sceneggiatore e regista dello spettacolo, e ovviamente spinge ancora di più su questo, e mentre nella prima parte ha rispettato moltissimo l'impianto della commedia perché è perfetto, nella seconda parte invece, che è nell'originale affidata ai cori e che va più sulla politica, sui tempi di cui parlava, su quel tempo in cui Aristofane viveva, nella seconda parte invece lo affida a due coppie di anziani, e quindi lo rende più intimo, più poetico e profondo. E credo che appunto il binomio Aristofane e Ugo Chiti sia perfetto, sono infatti, trovo veramente bello lo spettacolo. Arca Azzurra è una compagnia con cui ho già lavorato, siamo 9 attori, questa volta ce ne sono altri 3 oltre all'Arca Azzurra e a me. E è un bellissimo gruppo di lavoro, e credo che lo spettacolo è breve, dura 1 ora e mezza, è una commedia, quasi una farsa direi, quindi si ride in occasioni proprio semplici, farsesche, il sesso appunto diventa un motivo di risata, però nello stesso tempo, ripeto, l'occhio, la visione, il punto di vista di Ugo Chiti credo che abbia dato una poesia e una profondità maggiori al testo. Via, veloce, non finire, non finire.